Vi abbasso, anzi vi tolgo l'audio in entrata, perché sennò sentite ovviamente il gioco che ho già fatto partire, così siamo belli pronti prontissimi per tornare a giocare a As Dusk Falls. Buonasera cucciolini, ho un seto che stasera ha voglia di rompere le balle, quindi vi chiederò di essere pazienti perché lo sento già bello carico, ha iniziato a rompere, e ha dormito tutto il pomeriggio mentre lavoravo. E quindi il setume ha deciso che è la sera, è il momento per rompere los cojones. Ok, ora, eccolo qua. Buongiorno, mister presidente. Mi dica. Niente, va ad andare di là. Dove va? Che sta facendo? Eccolo là, figurati. Mister presidente, stia buono. Allora. Buonasera Yunarukami, buonasera Marchino, buonasera Gidano, mi fate uno shoutoutino a Gidano per favore? Buonasera Saku, buonasera Simo, buonasera Fabio, buonasera Kakeru, buonasera Centos, buonasera Zva, buonasera Maro, buonasera Keige, buonasera Brisiken. E scusate, in realtà è il microfono che è settato nella modalità registrazione per i TikTok e quindi ovviamente la voce è molto più squillante. In modo tale che qualunque tipo di suono io faccia risulta un po' più forte rispetto a quanto lo sentite solitamente. Sto controllando la situazione. Ok, ciao Wolfalon! Buonasera 33, buonasera, buonasera, buonasera signori. Tra pochissimo partiamo subito con As Dusk Falls, sto aspettando che arrivino tutti in modo tale da non perderci dei pezzetti. Dove eravamo rimasti l'ultima volta? L'ultima volta ricordo che abbiamo interpretato questa famiglia in viaggio. Cosa stai facendo, Pirluz? Vabbè, abbiamo interpretato questa famiglia in viaggio che si stava trasferendo. Mamma, papà, bambina e il nonno. Il nonno a quanto pare... Boh, se tu sfonda cose. Il nonno a quanto pare è malato. Poverino, mi spiace. Buonasera, Nicolas. Il nonno è malato e dobbiamo prenderci ovviamente cura di lui e molto probabilmente ci chiederà di poter vivere con noi, da ciò che ci diceva nostra moglie. Dall'altro lato abbiamo interpretato tre fratelli, qui qua, che sono tre delinquenti, li vorrei pigliare tutti e tre a sberloni, potenti, proprio a mano aperta. E promemoria, ascoltare sempre ciò che dice la bestia, anche quando sbaglia, no... Bellina, oh grazie, you. Sono passato per un salutino, non ti preoccupare, Ale, goditi la serata, dai un bacione all'altra Ale. E niente, e quindi la situazione è questa, insomma, signori. I tre ragazzini qui qua sono dei delinquenti, hanno fatto una rapina a casa di uno sceriffo, e sono stati sgamati e hanno sparato allo sceriffo. Piu, piu, prat, prat. Cita BoJack Horseman, che capirò io e solo io probabilmente, e nulla, e quindi adesso ci troviamo tutti in questo hotel Dream, Dream Hotel, Dream qualcosa, e la situazione è un po' quella che è, insomma, quindi, intanto, premiamo mouse per iniziare, e ci spostiamo di qua, io ovviamente vi devo riattivare l'audio, perché sennò non ci siamo... Non ho capito la cheat. Cosa sperano? Piu piu. Va piu piu. Prat prat. La cheat. Praticamente l'episodio dove c'è Delfina Acquafina. Una cosa del genere. Acquafina qualcosa. Che canta. Fa una canzone un po' brutta. Su un tema delicato. E canta dicendo. Prat prat piu piu. O piu piu prat prat. Una roba del genere. Dunque. Continua. Continuemon. Gioca con gli amici, modalità trasmissione, perché così giochiamo tutti insieme. Ti vedo, Seto, che stai arrivando. No, troppo sensibile così il mouse. Fatto. Gioca con gli amici, così potete giocare anche voi. Perfetto. Io sono ovviamente Giadini. Posso partire? Crea lobby. Ok. Ok. Inizia e torniamo un attimino nel nostro universo esdaskfoliano. Esdaskfoliano. Ti vedo che sta arrivando Pirla delinquente. Ogni volta lui mi salta sul computer e mi sta distruggendo la sedia. Oh no, devo spostare. Aspettate che sposto al volo l'alert. Che magari lì può dare fastidien. Dove sono gli alert? Eccolo qua. Lo sposto da qua. Pronti?
Benvenuti a tutti i nuovi. Io nel frattempo... Ehi, non mi mordere i cavi, eh! Ehi, via di lì! Delinquente! Tò, Seto, vieni a giocare con questo piuttosto. Tò. Niente, ti piace quel cavo? Oh, meno male che si è tolto dalle balle. Ciao, Elkiaf! Ma... Ah, ok, infatti dicevo, ma perché ci sta mettendo così tanto? Devo premere io? Oh, che palle sta cosa. Dai, sappiamo come si gioca. Devo tenere la mano sul mouse, perché l'ultima volta ero sempre così a cazzeggiare e alla fine c'era sempre da premere delle cose sneaky sneaky. Tocca per iniziare. Ok. Ah, giusto, ecco dove eravamo rimasti. Uff. Barara, stavi per sparare, bumbide. Punto in bianco con un fucile davanti a tutta la tua famiglia. Io non era carico. Io non avrei fatto del male a nessuno, ma tu eri pronto a farlo, eh? Votate, ragazzi, ricordate hashtag e il numero che volete mettere. È colpa tua per la mia setume. Voi intanto scegliete, io attivo la setocam. Ed eccoci qua. Pazzarello! Ti vedo, Pazzume. Oh. Vuoi rapire mia moglie, amico? Credi che starò qui a guardare mentre ci provi? Ha senso. Make sense. Dale, prendi il borsone. Ce ne andiamo. Oh no, la pula! Oh no, Zeus! Ragazzi, non andremo da nessuna parte. Merda! Oh, shit. E Dante ci tirerà fuori. Grande Dante, uno di noi. Non so se dovremmo fidarci. Come non so se dovremmo fidarci? Vai, Dante, tu sì che sei affidabile. Cazzo, lo sapevo, grande Dante. Un nome è una garanzia, amici. Ah, lo sceriffo a cui hanno sparato, Dante? No, no, signore, entri più incazzato che mai, la prego. Lei ha visto i ragazzini, li riconoscerà immediatamente. Ma... del dipartimento della contea di Turok. Sì, c'è la setocam. La buona notizia è che in Arizona il furto con scasso è un crimine di terza classe. Sì, sì, stavamo rubando a casa del... La cattiva notizia del... è che voi idioti avete fatto irruzione tizio. In casa mia. Sceriffo, e avete sparato. Vero, non sbaglio. Come hanno fatto a trovarci? Hanno chiamato il 911. Jay, controlla che non vadano sul retro. Se siete abbastanza intelligenti, mi risparmierete un po' di problemi e vi arrenderete. Attenti al telefono. Vi chiamerò per negoziare la vostra resa. Okay. Non ci parliamo con quello. No, certo. Vero? Ma va a cagava, de pensante. Hai chiamato tu la polizia? Grande sorella! Li ho chiamati e non ho riagganciato. Qui siamo bersagli facili. Io dico di seguire il piano. Tentiamo tutto con un ostaggio. Buonasera, Erika! Il cancello è chiuso. Non c'è modo di entrare. Aia, sei tu. Tyler, non lo so. Forse dovremmo consegnarci e... Sta zitto. Bravo. Romero è impaziente. E questi sbirri da quattro soldi non riuscirebbero a prendere neanche un raffreddore. Ma tu sei meglio un cretino. Aspettare. Siete circondati, qualcuno, my friend. Vuole rispondere? Grazie, signor anziano. La polizia vi prenderà e vi metterà in prigione. Smettila o ti metto in punizione. Ehi, ma stai zitto, chi cazzo non sei puoi tu? Non parlare così. Bravo, a mia nipote. Diglielo. A 6 anni. Sta solo dicendo quel che pensa. Sì, dico solo quello che penso. E la pula ti prenderà. Il prossimo che parla se ne va nella stanza sul retro. Tutti in castigo. C'è un altro telefono là dietro. Potresti riuscire a parlare con Dante. Buonasera, Nathan. Au, au. Insulta Tyler. Uè, infame delinquente. Fai una battuta, sfidalo mantenendo la calma. Mi sto immaginando lui che gli dice tipo: ah, ma scalzone delinquente. La battuta è tipo: ah,
Sei simpatico, bel cappello. E sfidalo mantenendo la calma. È lui che tira fuori dal nulla un tavolino da scacchi e fa: giochiamo. Cioè, mi immagino queste scene no sense. Votate, votate, ragazzi, votate. Hashtag il numerino. Fai una battuta. Ehi, ragazzi, cosa mangiano i rapinatori di banche per dessert? Macedonia di furti. Il cringe. Capita? Sei un idiota, lo sai. Dai. Cringinale. Sentito? Gli è piaciuta? Non hai senso dell'umorismo. Va bene, basta. Bene, ora moriremo per colpa di una battuta. Non separarci. Starà zitto. Tesoro, va tutto bene. Non va bene. Un cringe niente di brutto. Di tutto questo va bene. Penso che tutti e due abbiate bisogno di una punizione. Jay, assicurati che nessuno risponda a quel telefono. The Bitfet Lama, perdonami, non avevo letto. Io lo sto giocando su PC, su Steam, ma lo puoi trovare per tutte le piattaforme. Tra l'altro è free su Game Pass, quindi su Xbox. Tieni la bocca chiusa e non farmi tornare. Si chiama As Dusk Fall. As Dusk Falls. Queste scene no sense che ti vengono in mente fanno... Sì, esatto. C'è un altro telefono. Se lo sceriffo richiama... Rispondiamo noi. Riesci a liberarti le... Aia, ma delinquentello. Mi fai male. Troppo stretto. Va bene. Come facciamo? Con un po' di attrito, forse. Usa il sudore della fronte. Delle forbici. Grande. O delle forbici. Riesci a far cadere quel portapenne? Mamma mia, io con la mano sempre altrove. Devo tenere sul mouse. Toh, Seto, piglia la pallina. Lo sentiranno. Stai zitto, dagli un calcio secco. Tanto c'è la polizia. Uno, due, cosa devo fare? Yes! Oh no, devo spegnere la Seto Cam. Datemi un secondo che la spengo. La polizia continuerà a squillare. Giustamente. Ok, sì, ce la faccio. C'ho l'ansissima, raga, di non premere. Devo tenere premuto. Ciao, Diaz. Ok. Veloce, blocco la porta. Liberi. Sono nel Desert Dream Motel. Devo parlare con lo sceriffo. Desert Dream Motel, ok. Non Dream Motel. Qui lo sceriffo Romero. Con chi parlo? Mi chiamo Vincent Walker. E sono... la mia famiglia. Siamo in ostaggio. Cioè, lei si è chiusa dentro con la bambina di là? Mamma mia, anche lei non è un genio. Io posso aiutarti, ma prima ti devi calmare, va bene? Calmissimo. Non ho molto tempo. Capisco. Quindi cosa puoi dirmi su quel che succede lì dentro? Che è tutto uno schifo. Mio padre è malato, Zoe ha paura, il personale del motel è al sicuro, il loro cognome è Holt. Ragazzi, votate. Votate, mi raccomando, votate bene. Mio padre è malato, Zoe ha paura, il personale del motel è al sicuro, il loro cognome è Holt. Io anche avrei votato il loro cognome Holt, ma perché subito gli dici, sti pezzi in merda, sono loro i figli dei delinquenti. Le persone coinvolte sono tre. La direttrice ha detto che sono i figli degli Holt. Ah, merda. Beh, questo spiega tutto. Sì? In che senso? È una lunga storia. Sì, ma diccela. Stasera sarà la fine. Che altro? Tranquillo, continua. C'è una bambina. Mio padre è malato, Zoe ha paura, il personale è al sicuro, uno è solo un ragazzo. Dale è uno psicopatico e Tyler a comandare. Zoe ha paura potrebbe essere un abbiamo una bambina nel motel. Che potrebbe essere importante. Poi, mio padre è malato, sì, lascia il tempo che trova, però avendo il cancro potrebbe essere qualcosa di importante. Personale del motel, che cazzo ce ne frega? Quello che comanda, credo si chiami... Tyler. 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 Esatto. È teso, non so che farà se qualcosa lo scatena di nuovo. Pensavo fosse lui quello con i nervi saldi. Se Tyler perde la testa, devi stare attento. Raga, ma come? Lukowski! Ma grazie mille! Grazie di cuore! 4 mesi! La porta non reggerà. Votate, votate, raga! Dale è uno psicopatico, uno è solo un ragazzo e nel frattempo faccio partire il 4 per i 4 mesi. Personale del motel al sicuro, ve la banno io, non serve. Zoe ha paura, mio padre è malato. Stanno sfondando la porta? Oh, tutto a posto?
Zoe ha paura. Mio padre è malato. Dele è uno psicopatico. Uno è solo un ragazzo. Ho una figlia di 6 anni. Zoe. Non è ferita, ma... Ottimo. Dio, le cose che ha visto. C'è una bambina. Povera piccola. La faremo uscire di lì, ok? Sì, ok. Non ho più tempo. Carino, Lukowski, grazie. Porteremo fine a questa cosa prima di quanto tu pensi. Tieni gli occhi aperti, ok? Se provi a parlare di nuovo con uno dei miei ostaggi alle mie spalle, lo porto alla finestra e gli sparo. Tieni la tua gente a 30 metri dal motel e non chiamare più. Allora, io ho la soluzione, signor. Stai zitto, coglione. Tutto, niente. Qua è bella tosta. Niente ci darà del piscia sotto. Tutto. Io direi tutto, cioè proprio per sfregio gli direi tutto, pezzo di merda. Sei fottuto, è la fine. Stanno arrivando i cecchini. Ti spareranno in mezzo agli occhi. No, allora, no, aspettate. Forse moriamo così. Sì, ma stai calmo. Sì, esatto. Io sono molto più per tutto, ma per come reagirei io, Giada. Ti ho detto quello che sta succedendo qui. Che sono stati gli Holt. E che sei tu quello che comanda. Merda! Questi poliziotti lavoreranno anche per la contea, ma è a lui che obbediscono e a lui non importa di nessuno di noi! E a te sì! Lasciarvi soli è stata un'idea del cazzo. Lasciami! Fa male! Non sareste dovuti venire a Turok. Siamo di passaggio, stronzo. No, me la sto prendendo troppo sul personale, ragazzi. Sto solo insultando tutti. Oh no. Eccala, sapevo io. Dove sei, se tu me? Vieni qua a darmi le coccole. Dunque, vediamo. 12 anni come meccanico di volo. Ok. A livelli piuttosto qua alti. Qua vediamo il nostro passato. E poi un giorno, bam, pezzi di motore per tutto l'hangar. 2 operai in ospedale, un altro all'obitorio, solo per aver lasciato un bullone lento su un DC-10. No, non sono stato io. C'era un disco compressore difettoso. La compagnia stava tagliando le spese, io li ho avvisati, ma... È pur sempre la sua parola contro la loro. No, ragazzi, il mio consiglio, sono incastrati. Firmi il modulo. Prenda i soldi. È un'offerta generosa. È un accordo di riservatezza. Firmarlo sarebbe un suicidio professionale. Senta, tenga l'assegno, non basta nemmeno a pagare l'affitto di un anno. Io rivoglio solo indietro il mio lavoro. Signor Walker, con tutto il rispetto, non potrà mai più lavorare per una compagnia aerea. Ora faccia un favore a se stesso. Bravo, Yonaru Kami. Mettetela in quel posto. Allora, ragazzi, se firmiamo il modulo, prendiamo i soldi di un qualcosa che non abbiamo fatto noi, quindi non abbiamo creato noi l'incidente in questione che ha ucciso e ferito svariati miei colleghi, mentre ribaltando la scrivania probabilmente possiamo far incazzare l'avvocato e non avere neanche un centesimo. Quindi in realtà non so, votate, hashtag è il numero che vedete laterale nell'iconcina di Twitch, potete decidere voi in chat che cosa accade. Cazzo di penna super. Quindi ha ancora voglia di lottare dentro di sé. Sta sognando? Merda. 2 giorni prima del Desert Dream, Sacramento, California. Ehi, sei tu? Pronto? Scusa, di certo starei facendo i bagagli. Ho preso Zoe da nuoto. Presto saremo a casa. Tutto bene? Sì. Sì, ho appena fatto un sogno stranissimo. Ero di nuovo nello studio dell'avvocato. Non sono neanche entrato nello stream e sento super il culo. Mentre stavo facendo i bagagli, sai, sognando la nostra nuova vita in Missouri. Basta che sia tutto a posto per il padrone di casa. So che questo trasferimento è un grande passo e un sacco di stress. Che catapecchia. Torneremo per le 7. Prenderò del cinese. Zoe! Scusa, devo andare. Va bene, ok, ma... Ah, mi sono addormentato.
Va bene, ragazzone, hai fino alle 7 per tirare a lucido questo appartamento. La casa è lercia. Da dove cominci? Allora, attenzione, ragazzi. Aggiusta l'aria condizionata. Prepara gli scatoloni, controlla il meteo, imballa le foto, prepara il dessert, lava i piatti. Votate, 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 mi raccomando. Cosa fareste come prima cosa? Come prima cosa, io per prima... Non ve lo dico perché sennò poi sono di parte. Però sicuramente è tra lava i piatti e aggiusta l'aria condizionata. Pancia piena si ragiona meglio. Con l'acqua aperta? Qua serve concentrazione. Uè. Ok, piatti fatti. Ok, ora aggiustiamo l'aria condizionata, prepariamo gli scatoloni, controlliamo il metro, il meteo, imballiamo le foto, prepariamo il dessert. Anche gli scatoloni. Porca miseria. Scusate. Anche preparare gli scatoloni potrebbe avere senso, effettivamente. Quanto sei bellino, sei tu me. Ok, se funziona come l'aria condizionata in cabina di pilotaggio, ci dovrebbe essere. Beh, questa è ovviamente tecnologia aliena. Ok, stavo mettendo la setocam con la luce sistemata. Ok, perfetto. Fresco, etereo, controllato dal termostato. Perché? Aria condizionata. È troppo chiara così, scusate, vedete la messa a fuoco, madonna. Siamo a posto, direi. Sfocata. E ora? Qua. Olè. Oh, ci siamo, ci siamo? Ora, cosa facciamo? Imballiamo le foto, prepariamo gli scatoloni e facciamo il dessert. Io sono indecisa tra preparare gli scatoloni e preparare il dessert, perché se la però la bambina torna dopo. Farei prima gli scatoloni. Scatoloni così iniziamo a imballare un po' di roba. Imballerei anche le foto, poi preparerei il dessert e guarderei il meteo, oppure uscirei, tanto il meteo uscendo di casa lo vedi. Facciamo il dessert, ok. Abbiamo mangiato budino al cioccolato quando ci siamo trasferiti qui. Che buono. Perché non chiudere in bellezza? Yay, che buono il budino. Peccato che non possa mangiarlo. No, sii forte Vince, non toccare la cioccolata. Hai il mestolo, ci usciati il mestolo, no? Va bene, mi sembra ci siamo più che quasi. Ragionevole. Allora, salute, Sbubi. Imballa le foto, prepara gli scatoloni, esce all'aperto, controlla il meteo. Mio parente, ciao Budi. Dai, dai che ci siamo. Ne mancano pochi, che non so se ce le fa far tutte in realtà. Qualcosa rimarrà fuori sicuro. Che non mi ricordo neanche cosa ci ha detto nostra moglie. Sempre se era nostra moglie o se era nostra fidanzata o la nostra amante. Meteo? Ah, dobbiamo controllare il meteo. Ci si vede, Sacramento. Guarda l'orizzonte e torna dentro. Ah, raga, ma abbiamo mille cose da fare. Abbiamo da preparare gli scatoloni, abbiamo da sistemare le foto, abbiamo mille cose da... Raga, ma come guarda l'orizzonte? Ma chi solo incula l'orizzonte? Raga, ma in che se... Siamo fuori ormai. Ho capito, però dobbiamo lavorare. Scusa, amore, ti sto spaventando. Ho sempre avuto la vista migliore qui. Ma torna dentro che c'hai da fare le tue cose. Godiamoci la vita. Fatturare, esatto. Io ho buttato per gli scatoloni. Esatto, ci sta. Siamo dei sentimentaloni. Aia, mo si incazza. Papà! Ciao, zucchina. Com'è stato il tuo ultimo? Ho fatto il budino, ho fatto il budino. Okay, budino. Credo. Ho fatto il budino. Mi ha dato il suo indirizzo, ma mi mancherà. Sì, lo so. È un bel cambiamento per tutti. Le scriveremo appena saremo a St. Louis. Ok. Ora devo aiutare la mamma. Corri di sopra e mettiti il pigiama. È la mamma ad aiutare te. Hai letto tu stasera? Certo, piccola. Hai lavorato sodo.
Così ho preso il tuo preferito. Che cos'è il nostro preferito? Ovviamente spaghetti con le verdure saltate. Gamberetti. Hai sentito quelli dei traslochi? No. So che ho detto che avevo quasi finito, ma... Lei è delusa. Ma cosa? Te l'avevo detto. Ho perso la cognizione del tempo, ho fatto del... Hai dormito, pirlone! Ti sei addormentato come un ciumba sul divano. No, no, raga, ho fatto del... No! Si vede che siete proprio degli uomini! Raga, ho perso la cognizione del tempo. Ho fatto del mio meglio, vuol dire sono una pippa al sugo. Max! Grazie mille, Max! Scusate, mi sposto sotto l'alert perché mi rendo conto che con l'assetto cam... No! No! Siamo proprio uomini! Ci ho provato, davvero, ma non mi ero reso conto che c'era così tanto da fare. Mi sa che dovremmo alzarci presto e finire domattina. Negare l'evidenza è l'unica via. Sto bene. È solo un sogno che ho fatto sul... Oh no. Non importa. Un sogno che ho fatto... Ricordi che cosa mi hai detto quando mi hanno licenziata? Frega tutta la cancelleria prima di andartene? No. Mi hai detto che il cambiamento fa male solo quando cerchi di impedirlo. E avevi ragione. Grazie, Max. Se non fossi stata licenziata, è geniale perché lui ha completato il dottorato e iniziato a lavorare all'università. Ho capito. Concentrarsi sui lati positivi. Ed è per questo che ho fatto. Giada che ci dà gli hack. No, maggiore, in realtà il ragionamento di Ta-da! Vincent Walker. Tu sai come conquistare una donna. Ok, ci siamo salvati per non aver sistemato casa. Dio, che fame! Ora... Zoe ha già mangiato, ma io non ce l'ho ancora fatta. Ora sappiamo come conquistare le donne. Ce la metti a letto che sono tipo le 5 del pomeriggio, ma che problemi hai, Fra? No, ma poi ovviamente scherzo, ragazzi, però io ho vissuto con due fratelli Forza, piccoli. Mettiamoci il pigiama. Andare dai miei fratelli e dire, mi date una mano a finire la cucina? Ora, come ti senti? No! Facevo tutto io. Ovviamente poi scherziamo, vi voglio bene ragazzi. Ho sognato che i traslocatori prendevano la mia lampada a stella. Oh no! E io avevo paura perché non dormo mai al buio. Sai una cosa? Ho due fratelli, sì. Ho fatto un brutto sogno. Su una cosa che non riesco proprio a togliermi dalla testa. E Sirio. E guardava al buio? No, ma i sogni a volte cercano di dirci qualcosa, sai? Tipo cosa? Non c'è niente di male ad avere paura, dovremmo affrontare le nostre paure. Bella, sia una che l'altra. Perfetto, mi piacciono come risposte. Lascio tutto in mano a voi, ragazzi, perché mi piacciono entrambe. Però ovviamente era scherzoso, ma non si deve mai dire ho fatto del mio meglio, o almeno io a mia madre, quando pulivo casa, mi diceva... E dicevo, no, ma scusa, sì, tu non volevo. E dicevo, no, mamma, scusa, che sai, mi sono messa a pulire bene il bagno, mi sono persa. Tutti abbiamo Cagate. Qualcosa che ci spaventa, come il buio. E va bene. Ma tipo... dobbiamo imparare a conviverci fino a quando forse un giorno non ne avremo più paura. Quindi quando sarò grande non avrò più bisogno della mia lampada a stella. No, e avrai l'intolleranza al lattosio. Buono il panino con la mortazza. Ok, molto meme. Ti voglio bene all'infinito. Anche io. Grazie, signore. Spero che la ditta di traslochi si presenti domani. Non potevano inviare una conferma? Già fatto? Bene, vado a darle il bacio della buonanotte prima che si addormenti. Perché fanno dormire sta bambina tipo alle 6 di sera? Ma povera Crista. Quando sarai grande avrai... Mangia bene, non farai male. Oh, eccoli qua. Sì, sì, tu scommetto che sono loro. No. Raga, nostra moglie ci tradisce. Nostra moglie ci tradisce, cazzo. Perché è andata via la luce? È un blackout. Capita spesso qui. Non è un blackout, è quel maledetto sceriffo. Dei Bravo, Gasp. Ci sono? Devo uscire di qui, cazzo. Sacrifica tua moglie che t'ha fatto le corna. Non mi piace il buio. Per favore,
favore, fallo andare. Prova via. La porta, cerca nella scrivania, sì, prova la finestra. Di sopra e falla stare zitta. Non c'è altro. No. Io cercherei nella scrivania. E controlla che le finestre siano chiuse. Jay, subito. Forza. Tanto la porta l'avrà chiusa. Tu. Ci deve essere un generatore qui. È un messaggio, sì, pasticcino è strano, ma non provo un tradimento. Hai ragione anche tu, Erika. Però non lo so. Vai e fallo. Ok, questa è la scrivania. Una forcina potrebbe servire. Per aprire la porta. Nostra moglie ci ha traditi perché dormiamo sul divano. Forse ha fatto bene. In che senso sei integralista islamica dei messaggi? Raga, scusate, me ne sto perdendo un sacco. Questa sera abbiamo imparato una cosa. Meglio non tradire Giada. No, ragazzi, io sui tradimenti... Chi mi segue da tanto lo sa che sui tradimenti... Mamma mia, ragazzi... Scusate. Ragazzi, i tradimenti sono imperdonabili. Traditemi e non saremo mai più amici. Qua ci vuole focus. Non ci credo, ha funzionato. Perfetto. Vedi qualcosa? Tradimento uguale ciao, no, esatto. Troppo buio là fuori. A stento riesco a vedere noi. Prendi della corda, dovremmo legare gli ostaggi. Prendi della pistola, dobbiamo sparare a sti stronzi. Controllo il resto. Prendi della pistola, prendi una pistola. No, ma tranquillo, meme, con calma leggo tutto. È che Zoella, purtroppo su. Qualcosina mi perdo, ahimè. Ma non andare dalla bambina, prendi, che ne so, un tubo di ferro e tiraglielo in testa. Stanno venendo a prenderti, lo sai, vero? Lei la amo. Stai zitta, Joyce, sono serio. Non tradire e non rapire Giada. Scappiamo e proviamo ad attraversare il paese? Stai zitto, fammi pensare. Questo non sentono uno che pesa 80 kg e si fa le scale così, bam 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 bam. Zoe. Sono io, Zucchina, papà. Zucchina, papà! Ma di dove siamo? Siamo del Circeo, come mio zio che fa a zio, a papà, a mamma. Non parlare, non fare rumore. Ascolta, entra. Che cazzo c'è dentro? Sì, chiama la figlia Zucchina. Entriamo, io ascolterei, ragazzi. Perché ascoltando capiamo se una persona è buona o è cacciuiva, però al contempo rischiamo di essere beccati. I don't think so. Qualche mod mi riesce a cambiare la categoria, ragazzuoli, per favore? Se no la cambio io al prossimo. La cambio io, dai, tranquilloni. Dobbiamo stare in silenzio. Stai zitto tu. Quello veniva dalla hall. Perché ci nascondiamo? Perché non so cos'altro fare. Ehi, sono io. Sono Vince. Sto entrando. Ma chi è? Il padre? Il nostro padre? Ho sistemato, Buri, ho sistemato. Ah, il ragazzino, non ma tesoro. Lo so che sei un babbo. Lo so. L'ho sentito. Zoe, stai bene? Papà, non voglio più stare qui. Grazie, neanche noi. Quasi finita, ora dobbiamo essere forti. Tieni la stretta, quindi abbracciamo la figlia, abbracciamo Zucchina, oppure... Le diciamo, adesso tu devi diventare un kamikaze juggernaut, mettiti la tuta, scusa Seto, mettiti la tuta, scendi, lancia le tue granate e fai esplodere tutti. Anche la mamma che ci ha tradito. Ora capisco perché mio fratello non vuole mai stare con me. E ricordi che ti ho detto, è normale avere paura. Sono qui, Zucchina. Uepa, a posto? Beh sì, che cercheranno di entrare. Ma che cazzo ne so, sono i tuoi fratelli, se non me lo dici tu. Avvertilo o non avvertirlo? Ah, io lo avvertirei, il ragazzino è stato bravo con noi. Cioè non so se avvertilo nel senso di quello che sta arrivando o avverti il ragazzino che stanno arrivando. Perché magari lui può fare qualcosa per proteggerci e non farci fare del male. Ma poi che disegno è quella Cleopatra dietro terrificante? Ma dove ha le sopracciglia? Ma sono un po' storte. Credo di sì. Stiamo pronti. Non voglio andare in prigione.
Allora... Beh, non facevi le rapine. Ascolta, saremo fuori di qui prima che... prima che torni la luce, ok? Con la mamma. Ma che ne so? Ma certo. Ma che ne so? L'importante... non le lasceremo indietro. L'importante è che ci sia Zeus. Che è ovviamente il cane, ragazzi. Fanciullino. Io come faccio a usare il mouse che mi sta abbracciando una mano, questo cucciolino? Ma sta piovendo? Cos'è quel problema alla finestra? State bene? La mamma è con Bruce. L'hai trovata, grazie a Dio. E gli Olta? Silenzio. Sono usciti dal retro. Dobbiamo andarcene. Dammi i polsi. A posto, padre? Sei ferita? No, e tu? Stanno arrivando, Kazuo. Fate finta di essere legati come dei salami. Ah, è la pula. State giù! Grazie. Non sparate, Iago. Siamo ostaggi. Giù, non muovetevi. Loro dove sono? Sono scappati dal retro, signora. Mamma mia, no, se lui le spara. Vai alla porta, ti copro io. Ma ci sono gli ostaggi, scema di guerra. Sanchez! Cristo santo. Andiamo, ora o mai più. Non ce la faremo. No, no, vi sparano. Corri a prenderlo, resta nascosto. Corri a prenderlo vuol dire che qualcuno muore. Io ve lo dico. Ve lo dico. L'unica che possiamo sacrificare è la moglie che ci ha tradito. Se vogliamo morire, io ve lo dico. Secondo me, correndo qualcuno ci schiatta. Nasconditi come un sorcio, ragazzi. Ed è subito il Plague Tale. Vince, dobbiamo andare. È troppo pericoloso. Ma stanno sparando. Questo cazzo di motel. Minchia, si ammazza questo adesso. Vabbè, dai, era anziano. Sanchez a terra! Sapevo che era una cazzata. Ritirata! Ritirata! Ma che ritirata! Ripeto, non sparate! Ho dei metri! Se ci riprovate, escono tutti in una sacca per cadaveri! Bello. Ma qua i poliziotti sono proprio dei dependenti. Ma tu te la meritavi. Cioè, ti meritavi il furto in casa. Ma come puoi? Ma che cazzo fai? Ma mi mandi dentro tre squinternati che non sanno sparare? Jim, Jim, mi senti? Oh, Gesù, va bene. Ok. Vince. Nonno, sta male. Non lo so, tesoro. Sta morendo, poverino. Vero Zeus, leccagli le ferite, Zeus. Jim, stai bene? Papà, gli serve aiuto. Chiamate un'ambulanza. Sta bene, forse solo una commozione cerebrale. Non è solo quello. Solo? Ha un tumore al cervello. Bene. Se è stato colpito nel posto sbagliato. Merda. Ce la fai, nonno? La polizia di Springfield avrebbe fatto di meglio. In alcuni stati USA, se fai quel punteggio troppo alto al test e quozienti intellettivi, ti escludono dalla polizia. Se non fossi stato così ostinato nel volerla rivedere. Ma chi? Ehi, ci sei ancora? Che sono sti segreti? Perché sei scappato? Sai dove ti trovi? Come ti senti? Quante dita hai? La tua fiamma, nonno, anch'io l'ho pensato. Avrà voluto rivederla o la sua insegnante di nuoto, sua compagna di classe, la sua amichetta del cinema. Sai dove ti trovi? Ottimo. Oh, cazzarola. Jim, sai dove siamo adesso? Arizona.
Saint Bluff Motel. Saint Bluff. No, si chiama Desert Dream. Ma si chiamava così prima che lo comprassi. Starò bene. Mi serve solo un minuto per... Calma, calma. Ha bisogno di un medico. Grazie al cazzo. Lui genio, proprio capitano ovvio. Tieni la tua medaglia. Buongiornissimo caffè. Dale, vedi se riesci a barricare il secondo piano. L'anziano è andato. Il nonno scappava da solo senza la nipotina dorata. Nonno dell'anno. Sì, infatti. Cosa? No, no, zitto! Ascoltami tu! Quello che voglio è un elicottero! Sì. Comincerò a uccidere ostaggi! È un motoscafo! Capito? E un passaggio sicuro per il Messico! Messico? Un motoscafo. Quando? Da adesso! Sentite, ci siete dentro fino al collo. Non siete riusciti a fare una rapina. Ora volete un elicottero? Risparmiati la lezione. Ce la fai? Ci penserò. Ma prima ho bisogno di un atto di fede. Lascia andare uno degli ostaggi. L'anziano, magari. D'accordo. Mettiamola sul pratico. Avrete voglia di un pasto caldo? Giusto? Vi mandiamo del cibo. Rilasciate un ostaggio e poi comincio a pensare all'elicottero. Che ne dici? Pizza. E anche una moglie asiatica. Ma non già da che quel ci posto sei. Di merda in città. No, raga, quella l'anziano. Di rischia di morire. La vegetariana. Dammi 20 minuti. Buone notizie, gente. Uno di voi se ne va a casa. Raga, l'anziano. L'anziano sta per morire, però aspetta. No, la bambina. Perché l'anziano ci deve raccontare che cazzo è successo nell'hotel. Tutti vogliono andare in Messico, esatto. Anche in Life Strange volevano andare in Messico. Uè, zucchina, esatto. Mi mancherà il tuo dolce sorriso pasticcino. La ditta di traslochi è finalmente un ultimo drink. Domani mattina. Si va. Almeno ci godiamo un ultimo tramonto californiano. Cannetta? Mi dissocio. 13 anni fa non vedevo l'ora di andarmene da St. Louis. Ero la prima in famiglia ad andare al college. Traditrice. E mia madre. Non dimenticherò mai quello sguardo di orgoglio mentre mi salutava. Sai cosa? Infatti, Erika. Non avrei mai immaginato che sarei stata orgogliosa di tornarci. Vorrei solo che non ci fosse tutta questa roba. C'è qualcosa di più stressante dei traslochi? Ma dalle un pugno sui denti! Divorzia di 6 anni. No. Stavo per dire una parolaccia. Femmina di cane, io ti lascio. È un po' censurata, dai. Femmina di cane traditrice, io ti lascio e mi porto via mia figlia. Mia figlia zucchina. I divorzi sono stressanti. Ah, ma non gli ha detto così. Con te non ci parlo perché non so abbaiare. Comunque, stasera sarà la nostra ultima notte. Ah no, non vuoi andare col tuo amico pasticcino? E allora? Beh, perché non renderla speciale? Raga, io menzionerei l'SMS subito. Questa mi ha tradito. E secondo me, non rompiamo le scatole? Ma raga, però... Cioè, ma questa ci ha tradito. O magari ne parliamo dopo. Non lo so. Cioè, io non ce la farei, per come sono fatta io, se dovessi vedere un messaggio. Comunque, hai ricevuto un messaggio. Diceva tipo, pasticcino. Perché hai? Vince. Perché hai guardato il mio telefono? Hai letto i miei messaggi? Pensavo che fossero i traslocatori, che è letteralmente il motivo per cui l'avrà fatto quest'uomo. Cioè, ma ci scommetto, guarda, una falange, letteralmente, lui non l'ha fatto. No, certo, no, New Yago, certo che no, non puoi mentire spudoratamente se sai dei messaggi. Pensavo fossero i traslocatori. E invece era Bruce che ti diceva, facciamo cosa c'è io e te l'ultimo drink, pasticcino. Credevo fosse la ditta di traslochi. Non hai il permesso di spiarmi.
Chi ti spia, traditrice Emmet? Oh mio Dio, questa ci cornifica di brutto. Certe cose sono private. Tu fai schifo. Sveglierà Zoe. È il tuo amore, eh? Stronza. Pronto? Beh, grazie. È stato bello lavorare con te. Oh, ve la caverete anche senza di me. Lasciamola finire, raga. Se parliamo con la persona in linea, lei ovviamente ci fa una figuraccia. Però io, signore protagonista, sono molto incazzato. Tu non permetti a un tuo collega di scriverti in questo modo. Ma se un mio collega mi dovesse scrivere una roba del genere, buona faccio... Buona fortuna anche a te. Oh, stai Ciao. Molto calmo, eh. Uno dell'università. Non eri con lui un'ora fa? Che ti devo dire? Manco già i miei colleghi. Colleghi come Bruce? Sì, come Bruce. Ma che importanza... Sì! 14! Grazie Noè. Mille. Ehi, dovresti essere a letto. E la tua non mamma mi tradisce. Neanche con la lampada accesa. Perché hai scoperto papà. Che tua mamma è traditrice, eh? Zucchina? La mamma mi tradisce, diglielo. Tu, io e la mamma. Sì, nei tuoi sogni. Vabbè, allora, innanzitutto adesso le dobbiamo dire sempre. Mamma abbaia. A mamma non te lo dice quante zucchine prende zucchina. Sempre, no, perché la manda nel panico, ragazzi. Già non dorme questa, poverina. Poi l'abbiamo messa a dormire alle 6 del pomeriggio. Ma che cazzo, porra crista, anche lei. Non mi viene sonno. Chissà perché. Sempre, raga, perché è una bambina, no? Non possiamo dirle cose brutte. Bisogna rassicurarla, non merita di star male. Sì, il gattino dormi. Sempre. Anche quando saremo vecchie dovrai essere tu a metterci a letto. Bravo padre. Ah, ora beve. Complimenti, signora. Ma per lei è tutto normale, eh? Dunque, questo Bruce... Oh, è solo un docente di macroeconomia. Solo? Abbiamo fatto ricerca sulla crisi finanziaria in Ecuador. Non c'è molto da dire. Pacco i denti. Come ti dice che non sei abbonato? Riprova punto esclamativo Telegram. E nel caso dopo ti giro io il link del bot. Non l'hai mai menzionato, è molto insistente. Ti piace? Allora farei o non l'hai mai menzionato o è molto insistente. Ti piace? Raga, non ci dirà mai. Sì, è un bellissimo ragazzo. No, raga, avete davvero votato? Ah, meno male. Chi è la salvezza? È molto strano. Insistente. Prima ti manda un messaggio, poi ti chiama sul cellulare e poi chiama a casa. Si è perso il drink d'addio e voleva salutarmi. È stato solo gentile. Dimentichiamo questa storia. La fai facile tu. Sera. Ci attendono dei giorni impegnativi. Bevi il vino, rifiuta il vino. Oh no, si troca. No, non è vero. Vabbè, io il vino lo berrei comunque. Non si rifiuta mai del buon vino rosso. Ti sento un po' aggressive già da brutte esperienze. No, però questa signora ci ha appena tradito. Abbiamo appena scoperto che questa signora ci ha tradito. E quindi assolutamente i tradimenti non si accettano. E lei poi fa finta di niente. Dice, no, beh, era... Ah, dice che fa capire quanto siamo in... No, però secondo me... Non di rigore, però, signore. Qualcosa non quadra. Lo sappiamo per certo. Hai lavorato fino a tardi ultimamente, più del solito. Perché... Io e Bruce... Perché sto per cambiare scuola. Voglio finire in bellezza. La settimana scorsa hai detto che dovevi restare a correggere dei compiti. Ma sei tornata e sapevi di vino... E di profumo. Guardami, Vince. So che non è stato un periodo facile. Non è stato il nostro anno migliore, ma te lo giuro, non è successo niente tra me e Bruce.
Mi puoi credere? Perché sapevi di vino e di profumo? Oddio. Io mi fiderei, però sta cosa del mi controlli i messaggi, non lo so, l'ha detto in un modo... Non so, non sono convintissima. E no, non ho mai tradito e non sono mai stata tradita, no Iago. Però hai ragione, le cazzate un po' le sta a dire. Già mi puzzano troppo queste cose qua, mi sembra troppo strano. Michelle... Me lo sento nel profondo che mi stai tradendo con questo tizio. Non essere ridicolo. Dammi il tuo telefono. Cosa? Vediamo i tuoi messaggi. Nascondi qualcosa? No. Certo che no. E quindi? Cazzo. Qual è il problema? Ho sbagliato. Mi dispiace. Mi dispiace. Avevo ragione? Non so cosa dirti. È successo e basta. Allora, sicuramente no, ti sei divertita, perché non ha senso. Perché proprio lui, perché lavoravano insieme, quindi o quando è iniziata, quindi da quanto mi fai le corna e niente accade a caso, non inciampi nel pisello di un altro. Buon D&D, Friton. Quindi quando è iniziato a tradirmi e non accadono a caso le cose? Da quanto va avanti? Dalla fine di gennaio. Dalla festa di fine semestre. Quant'è? Questo spiega il lavoro fino a tardi. Rientrando al buio, le docce prima di dormire. È stato stupido. Dopo l'incidente eri così... Non era un bel momento per nessuno di noi. No, ragazzi. No, 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 no. Minchia, mi sento male io per lui. Mi sento malissimo. Oh no. Allora, nel nostro letto è la prima cosa che vorrei sapere. Nel nostro letto, quante volte e poi lo ami? Però prima io voglio sapere se... Hai fatto una cosa del genere nel letto con cui dormi con me. Cioè, questo è proprio umiliante. Vuol dire rispetto inesistente. Cioè, nel letto... È stato qui. Nel nostro appartamento. Voi due lo avete fatto? No, certo che no. Allora dove? È così importante. Sì che è importante. Mi hai tradito. A casa sua. Sempre a casa sua. Senti, è stato solo sesso. Davvero, solo quello. Non è mai solo sesso? Minchia, e la tua famiglia? E la tua famiglia? Non pensavi alla tua famiglia quando eri con Bruce? Non pensavi a me e a tua figlia a casa? Io ormai sono nel personaggio, ragazzi. No, raga. Ma poverino, ma lui... E se l'è portata dietro. E Zoe? Non hai pensato a come potrebbe sentirsi? Volevo fare del male a nessuno. Io, guarda. Seto, indignati. Michelle. Mi sono sentita respinta. Non mi sfiori da mesi. Non mi guardi neanche. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo visto un film insieme? Quando hai perso il lavoro, hai alzato un muro. Hai fatto finta che tutto andasse bene, che non avevi bisogno di parlare, ma il muro era diventato sempre più alto, mattone dopo mattone. E mi sei mancato, ok? No, non ha ragione lei, raga. Cioè, lui ha perso il lavoro perché sono morti dei colleghi e non era colpa sua, lui è stato incastrato e lei, anziché stargli vicino, si è bombata al collega. No, raga. No, 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 no.
Allora, posso solo dire che mi dispiace se sono stato freddo. E ok, ma non dar la colpa a me perché ti sei bombata al tuo collega. Sei senza vergogna. Tu sei senza vergogna. Stai cercando di dare la colpa a me. Sto cercando di farti capire. Non c'è niente da capire. Senti, lo so che sei ferito e arrabbiato, ma non posso tornare indietro. Certo. Vuoi vendicarti? Vai no. A letto con una. Certo, no, ti mollo. Non è quello che voglio. Non è che io devo andare a letto con una, perché così siamo pari. Tu te ne sei andata nel momento in cui avevo più bisogno di te. Sono troppo nel personaggio, ragazzi. Sono troppo dentro. L'opzione 1 è forse lo farò. Forse lo farò, opzione 1. Non è quello che voglio, opzione 2. Cioè, ma non cambia niente, andare a letto con un'altra... Non è questo il punto. Bravo. Non voglio nessun'altra, io voglio te. Volevo. Vince, ho fatto una cazzata. Tu sei una cazzata vivente. Non aveva senso, ma è successo, ok? Certo. Se potessi tornare indietro, lo farei. Puoi sederti e parlarne con calma. No. Sediti e parla... Bacio, ma siamo pazzi. Allora, vai via, no, perché questa è casa mia. No, rompi il vetro, no, rompi il vetro è da pazzi, non si fa. Siediti e parla. Bacio, ve lo scordate. No, ma ragazzi... Fong, come bacio? No, ragazzi, follia, follia. Io vorrei sapere tutto. Oddio, Michelle. Che cazzo di casino. Non so più cosa dirti. Divorziamo. Non mi toccare. Non mai perdonarmi? No, no. Raga, non si perdonano i tradimenti. No, no, ma ragazzi, non si perdonano mai i tradimenti. No, 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 no. Cioè, questa ci ha fatto le corna per mesi mentre noi stavamo male, dove ci hanno accusato, ci siamo dovuti prendere la colpa della morte dei nostri colleghi. Ma stiamo scherzando? Cosa avrebbe fatto Gesù? Non l'avrebbe perdonata mai. Fai le corna a Gesù. Ti ritrovi il crocifisso. Non posso fingere che non sia successo. Bravo. Bruce forse potrebbe, io no. Veda Bruce. Infatti poi me lo chiedi un minuto dopo, ma neanche dopo 1000 anni, ma non si fa. Pensa a Zoe. Ah, tu non pensavi a Zoe? Non credo ci sia. E il Missouri? Non lo so. Credo che ci inventeremo qualcosa una volta lì. No, ma dovevi mollarla qua. Fate le corna, si fate le corna, vi manda all'inferno, esatto. Ma e Zoe? E tu non ci hai pensato a Zoe quando mi stavi facendo le corna? Vince, mamma mia, sono preoccupato, mamma per mia. Tuo padre. Le ferite alla testa sono già abbastanza gravi. Noi siamo ma stati con lei quando si è fatta male per lì. Sul cervello. Ma vaffanculo, devo andare da mio padre. Come sta? Male. Tu non mi devi parlare. Vuole che sia Zoe ad uscire. E Vince ha ragione. È giusto, devo uscire. Abbiamo Zoe. Visto di cosa sono capaci queste persone. Ti prego, portala in un posto sicuro. Stai zitta, tu traditrice. Immagino vorrete mangiarle ancora calde. Mandatemi un ostaggio. Mandate la bambina. Forza, vecchio. No, fatti no. No, la bambina. No, 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 non io. Ti prego, prendi Zoe. Non sono io. Io sto bene, sì. Non mi interessa chi se ne va. Basta che sia uno. Mandiamo la bambina. Il padre ci deve raccontare cosa è successo nell'albergo. Ma andiamo Zoe, ragazzi. La bambina, ma poi qua dentro, cazzo, è un trauma per lei. Se muore, ragazzi, è stato lui il primo a dire mandate la bambina. Lui sa a cosa stiamo andando incontro. Cioè, ragazzi, non avrebbe minimamente senso mandar fuori lui. Cioè, sì, perché comunque lui sta male. Però, ragazzi... Ma no, ma non può essere una trappola, ragazzi. Ma mica ammazzano una bambina, ma... Chiamano davvero i cecchini se ammazzano la bambina. Manderemo Zoe. Ha già visto abbastanza. Che poi il padre comunque beh. Ok tutto, ma ci ha abbandonati pure lui. Mica sto ragazzo, poraccio. Portala fuori, prendi il cibo, torna indietro, poverino. Ti tengo d'occhio, Vince.
Io scapperei. Tanto c'è dentro mia moglie traditrice, mio padre che anche lui è sparito nel nulla. Va bene. Su, piccola. Mi sento proprio male al petto, come se fossi stata tradita io, raga. Che brutto. Ehi, guarda. Ti era caduto questo. No, ragazzi, non devo mandarvi al vecchio, si secondo me. Gufo. Grazie. Non l'avrei mai Sai detto che era un gufo. Al buio. Grazie. Ok, stanno uscendo, rimanete tutti fermi. Visuali su due ostaggi, un maschio e una bambina. Tachicardia, ragazzi, cioè mi sento proprio tradita male. Oh, che brutta sensazione. Non morirà. No, vive. No, preparala al peggio, no, proteggila. Proteggiamo la bambina, ragazzi. Proteggere la bambina, sempre. Non si deve far del male alla bambina. Non bisogna farla soffrire, anche perché poi adesso sarà da sola con la polizia. Cosa le diciamo? Beh, forse il nonno muore. No. Quando poi sarà preparata, magari possiamo parlarle della cosa, se accadrà. Se. Cioè non è no, guarda, adesso divorziamo da tua madre che è la cagna e tuo nonno muore. Perché io sono qui. E sai chi sono io? Padre ideale, se dice di cose del genere. Meccanico di aerei. Dovresti dire non più. Supereroe. Te lo prometto. Guarda, resta umile. Nessuno anche tu, della però. Nostra famiglia morirà. Tranne la mamma. Non ti avvicinare! Come no? Come la lascio la bambina? Sono lo sceriffo Romero. Grazie. E immagino che tu sia Vince. E tu devi essere Zoe, giusto? Proprio lei. Tuo papà mi ha detto tutto di te. Meglio fare alla svelta. Sì, io vedo una grande X sulla madre. Guardate quanti bei gommini ci sono qua. Piedini. Papà ti vuole bene. 1. Sii coraggiosa. 2. Immagina che sia un'avventura. 3. Vi lascio scegliere. Intanto sposto la setino cam qua, così non vi dà fastidio. Sii coraggiosa, papà ti vuole bene, immagina che sia un'avventura anche, immagina che sia un'avventura e noi potremmo morire ma respawniamo come in Dark Souls. Piedini! Sei fortunata, Puoi stare con gli agenti di polizia, proprio come in TV. Fortunata. Devo andare nella loro macchina. È il posto più sicuro. Agente Coburn ti farà vedere come si usa la sirena. Ma chi se ne frega? Nino. Ma salvate la mia famiglia. Al massimo usiamo Raids, esatto. Ti prego, non andare. Devo zucchine. E se non torni più? Torno. Ma la mamma sarà con te. Io sarò sempre con te. La mamma sarà con te, la prima. Non sono in pericolo, è l'11. Io sarò sempre con te, il 12. Io, signore protagonista, padre, direi, io sarò sempre con te, amore mio. Io ci sarò, non morirò, capito? Io protagonista, non puedo morir. Bravi amici. Sapevo avreste fatto la scelta giusta. Tutte le cose migliori di me fanno già parte di te. Quindi, ovunque tu vada, io ci sarò sempre. Non è questo che dovevi dirle. Sempre. Ehi, sbrigati! Sì, infatti, parla come se fosse già morto. Ma porca troia. Letteralmente quello che non volevamo farle sentire. Oh no. Dategli il cibo e rimandatelo qui. So quanto è difficile per te, Vince. Diavolo, è difficile anche per me. Quegli stronzi mi hanno sparato. Ma vaffanculo. Ma c'è mio padre mezzo Però morto dentro. Ho buone notizie. Sì? Stiamo per mandare un uomo all'interno. Ma no, ma chiamate i cecchini. Resisti, amico. Facciamo il tifo per te. Figa, chiamano il depensante. Mandano sto Ora cretino. E non fare niente di stupido. Ah no, ok, non mandano lui, meno male. Ehi, non scordare i tovaglioli. Cerca persone a due vie. Ti contatterò presto. Goditi le pizze.
I cecchini. Sì, i cecchini dovrebbero esserci. No, ho capito, non sono infallibili, però si nascondono. Il tizio delle pizze. Sei in ritardo, niente mancia. Almeno Zoe è salva. Accidenti. Uno sbirro che mantiene la parola. La pizza è facile. Un elicottero, però. Ma non te lo diamo l'elicottero, stupido. So che non è quello che volevi. Ma con Romero che ci tiene in pugno, ci sta. Spero che tu abbia ragione. Buonasera, Ludovic. Ho investito 10 anni di risparmi in questo motel. Ash iniziava a sentirsi a casa. Come potremmo rimanere qui ora? Ridipingeremo le pareti. Sostituiremo i vetri. Vedrai, tornerà come nuovo. Ma non avete l'assicurazione? Non è per il posto. È per quello che è successo qui. Vince. Stai zitta. Sta bene. Silenzio. Come va la testa? Va male, ma grazie. Credo che sopravviverò. GVP. Oh, e così hai incontrato lo sceriffo là fuori? Sì. Sì, sì, così si può dire. E com'è? Coi capelli. Sta cercando qualcosa. Ci terrà al sicuro. È minaccioso. Tranquillizziamo il quasi morto, magari. Come si è arrivati che la moglie lo ha tradito? L'abbiamo scoperto tramite dei messaggi e lei che poi ci ha detto: oh, è stato solo sesso, perdonami, pensa a tua figlia. E noi diciamo, femmina di cane, quando tu usavi i membri altrui, pensavi a nostra figlia? No. Direi che sa come muoversi in queste situazioni. Ehi, dove vai tu, piccolo? Ti dirò raccume. Una cosa che ho imparato quando ero giovane. Mai fidarsi di uno sbirro. Volete il mio parere? Signore. Non fidatevi. Che rimanga fra noi. Ma Dante è mio cugino. E con lui come sceriffo, nessuno nella famiglia pensava che fosse una buona idea. Bene. Che fai? Conto i nostri soldi. Jay, hai intenzione di mangiare? Non ho fame. Voglio che finisca, Tyler. Tutto questo. Finirà quando vinceremo. Sono delle... Ah no, sono dei dischi in vinile. E fai la tua parte. Sono rincoglionita, non ragazzi. Sembrano delle Pokéball. Dove vai, micione? Dove vai, amore? Vince, posso contare su di te? Sì, no, cazzo, forse. Allora, io mi fiderei, ragazzi. Comunque lo sceriffo ci vuol tirar fuori. Ragazzi, è pur sempre lo sceriffo. E poi sarà incazzato nero, vuole vendicarsi perché giustamente gli hanno fatto del male. Cioè non penso che ci voglia sacrificare. Tesoro, ma sei in una posizione scomodissima. Good. Ehi, che ne pensi di darne un po' anche a noi? Mi hanno derubato un libro nero. Devi trovarlo. No, non credo proprio. Stai scherzando? Non ci senti? No, non ne avrete. Che cazzo? Cazzo. Allora magari sì, su quel libro nero c'è qualcosa che lo... Ma sono 6 pizze. Sono per noi, quindi allontanati, cazzo. Ma sei una merda. Pola, la glicemia bassa. Prenderò qualcosa dal distributore automatico. No, ho detto di no. La risposta è no. Libro nero, infatti. Mostra rispetto per Dale, chiedi delle pizze. No, raga, rispetto per Dale, mai. Oh, aspetta, chi è Dale? Non è questo tizio qua. No, no, io non voglio portare rispetto a sto stronzo. Ma minimamente. Cioè, piuttosto... Ma mi mangio la lettiera di seto, ma non esiste. No, non è vero, non voglio mangiare la lettiera di seto. Dai, amico, dacci qualcosa. Ci risiamo. Vuoi di nuovo la mia roba?
Perché dovrei? Eh? Ragiona, chiedi, scherza. Scherza è il 10. Chiedi è 11. Ragiona è il 12. Allora, l'ultima volta che abbiamo scherzato, lui ha riso la nostra battuta. Chiedi non costa niente, ragiona e magari fa ragionare lui. Non ne ho idea. Non è meglio darcene una fetta e farci stare zitti? Se volessi farvi stare tutti zitti, lo farei e basta, capito? Ti danno problemi? No, tutto a posto. Fai la morsa del cavallo, esatto. Merda, scusa. Idiota. Pulisci. Stai zitto. Sai qual è il tuo problema? Ti intrometti troppo, cazzo. Se te ne fossi stato tranquillo, ce ne saremmo già andati a quest'ora. Non ci avevo pensato. Quello che non capisci è che noi non siamo così. Avevamo bisogno di soldi, ma non è come... Tyler costruisce roba, a Jay piace la natura. Io, sì, una volta ho rapinato un negozio di liquori, concentrazione. Ora sto cercando lavoro. Ci siamo, questa ragazza... non c'è. Anche se forse Jessica dopo questa merda non vorrà più vedermi. Fingi interesse, ragazzi. L'uno è racconta una barzelletta. Il due è prenditi gioco di lui, magari non lo facciamo così non ci spara. Mostra simpatia, non voglio che lui mi sembri simpatico, però fingi interesse. Chi è Jessica? Cosa succede? Ti va di parlare di questa ragazza? Jessica, giusto? No, non voglio parlarti di lei, cazzo. Non Bene. Sono affari tuoi né di nessun altro. Anzi, non pronunciare mai più il suo nome. Mamma mia, ma stai sereno. Ehi, stavo solo cercando di... Vuoi essere mio amico? Vai a farti fottere, stronzo. Ma tu sei Quindi, uno stronzo. Quindi, niente pizza? Jessica Calcetto, esatto. Jessico. No, niente pizza, gente. Tanto non avevo fame. Non è vero, povero cucciolo. Non va fame sicuramente. Io non mi avvicinerei. Lascia andare loro. Perfetto. Hai il mio elicottero? Sì, ce l'ho. AFA ha dato l'ok per attraversare Mexicali e Del Paso. Ora... prima che autorizzi l'atterraggio, voglio parlare del perché hai scelto proprio casa mia. Faccia a faccia, allo scoperto, o non c'è nessun accordo? A che gioco sta giocando? È una trappola? Forse. Ma adesso dobbiamo stare al suo gioco. Che ne dici, se vado? Siamo circondati da stronzi, incredibile. Non esiste. Ho detto a Ma che ti tengo d'occhio. Tranquillo. Oggi faccio il bambino grande. Se fai casini, gli ostaggi la pagheranno. Andrà tutto bene. Hai la mia parola. Tizio della pizza? Andiamo a fare due passi. Ehi, di a Dante di tirarci fuori. Devi proprio stringere così? Ma scusa, ma ci manda il pirletto qua. Non è colpa mia se hai il collo così grasso. Sto uscendo. Ma mandaci Tyler, che è lui che comanda. Maledizione. Vedo l'ora di essere su una spiaggia. A mangiare tamales, a bere tequila. Cazzo. Allora. O gli diamo retta per restare in vita. O gli diciamo sei babbo un coglione. No, però magari vogliamo restare vivi, eh. Vogliamo restare vivi, amici. Vogliamo restare vivi, dai. Visto che c'è nostra figlia che ci sta guardando, magari. Raga, ci arriverai, no? Tu deliri, che poi ci ammazzano. Questo ci ammazza male. Non vi faranno mai uscire dal paese. Lo sai, vero? Ehi, vaffanculo. Chiudi quella bocca. Dai, per favore, sopravvivi.
Guarda chi c'è. Dale Holt. Mi aspettavo tuo fratello. Buon Natale del cazzo. Vince, non pensavo che ti avrei rivisto così presto. Molto rassicurante. Ah, meglio rendere le cose così fa cazzate nelle trattative, ok. Non ti ho ancora ringraziato per la mia spalla. Stavo mirando al cuore. Ah, ok. Sa che non ne hai uno. Sai, eri un pesce piccolo finora. Quella brutta aggressione di un paio di anni fa, qualche furtarello. Ma guardati adesso. Voi ragazzi vi siete fatti un nome. E rilancio anche, coglione. Ho pisciato nella tua limonata. Ahia, questo è vero, io ero presente. Ad ogni modo, credo che abbiate qualcosa di mio. Sì, i tuoi soldi. Sì. Non i soldi. Il mio libro nero. Dov'è? Di che cazzo stai parlando? Non fare giochetti con me! Un altro passo e gli faccio saltare la testa, giuro! Dimmi dov'è. Te l'ho già detto. Non ne so niente. Fa come vuoi. Questo tizio... Ma cosa sputi a casa tua? Ma cos'è che sta scatarrata grossa quanto uno stivale? Uno, due... No, sparate in testa al ragazzo. Come godo. Prendilo. No, no, non avvertiamo, non avvertiamo. È un pezzo di merda. Lui è disposto ad ammazzarci. Lui non frega un cazzo. Ha sparato al poliziotto, figurati. A due poliziotti ha sparato. Lui è un cane. Raga, ma cosa avverti? No, 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 no. Non lo avvertiamo. Goodbye, madafaka. È stato bello. Puoi non barare? No, posso farlo. Non mi interessa, ragazzi. No! Bastardi assassini! Fatelo fuori! Fatelo fuori! Porca puttana! Tanto dentro c'è giusto il padre e gli alberghieri. Vai, corri alla porta! Non capisco! Non hai finito. Vai a cercare il libro. Ma vaffanculo. Non ce... Ti importa solo di questo? Il tuo libro di merda? La madre... No, no, la madre non esiste. Cioè, la tua preoccupazione non è salvare le vite, il tuo libro di merda? Basta notifiche. Stupido Instagram. Anche se muoiono tutti, l'importante è che lui abbia il libro. No, 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 ragazzi, questo sceriffo finisce in prigione. Il libro? Sul serio? È questa la tua priorità? Sceriffo è la nostra priorità, Vince. Non dimenticarlo. Cosa c'è in sto cazzo Andrei di libro? Dentro se fossi in te. Dimmi cosa cazzo c'è in quel libro. Ma no, è andato dentro, ma non ha chiesto. Devi chiedere, Vince. Che cosa hai fatto? Cosa ho fatto io? Tu mi prendi per il culo? Perché sei tornato? Perché la mia famiglia è qui! Hai fatto uccidere Dale! Ah, vaffanculo, va. L'avete fatto uccidere voi. Non è colpa sua! Sei tu il capo, Tyler. Sei tu che hai mandato tuo fratello là fuori. Se vuoi dare la colpa a qualcuno, guardati allo specchio, cazzo! Joyce! No. Tyler. Ha ammazzato la ragazza. Ma prendetelo a sberle finché non muore. È la mamma di quei bambini. Di quale bambini? Ha reso orfano il bambino. Quali bambini, raga? Era incinta? Oh, cazzo, aveva un figlio.
Vero, il bambino che è uscito in bici. No, no, ragazzi. Secondo me se l'avremmo avvisato comunque l'avrebbero ucciso, l'avrebbero uccisa comunque, avrebbero ucciso altra gente. No, raga, ma non è questo. Lui era disposto a ammazzare, ha sparato allo sceriffo. È uno che non ha interesse nel prendersi cura degli altri. Sicurezza, cerca di prevenire i danni e proteggere gli altri. Quindi io ho fatto il possibile, ragazzi. Cauto, pensa attentamente prima di agire. Stile di gioco, riflessi rapidi, completazioni rapide con velocità e precisione. Allora, Vince ha puntato, qua, 2 giorni prima, Desert Dream Hotel. Ha ingannato gli Holt per raggiungere l'ufficio. Abbiamo fatto le cose che hanno fatto la maggior parte delle persone, principalmente. Qua 50-50. Jim Ozoe. Ok, 50%. Hai scambiato Zoe. Sei unito alla discussione sulla pizza. Scudo umano. Ha lasciato che il cecchino sparasse a Dale. Joyce è stata uccisa da Tyler. Rimangono Vince, Michelle e Jim ferito. Michelle può morire. Mamma mia. Porca troia. Raga, che storia. Allora, aspettate che intanto esco dal gioco così poi non c'è l'audio di sottofondo. Tostissimo. La dittatrice ha fatto di testa propria. No, ragazzi, io ho 3 possibilità per poter utilizzare. Forse ne avevo anche di più, però ho missato perché ho sbagliato. Cioè, letteralmente l'avrei dovuto... L'ho utilizzato quando non dovevo in altre occasioni. Non dovevo premere e invece ho premuto. Quindi chissà quanti ne ho sprecati nella prima perché non avevo capito come funzionasse. Cazzo, è veramente tosto però. Sì, se tu me... Aspettate che accendo la setocam. Se tu me qui stai una creme. Amore, che fai, ciccino? E niente, si è spaparanzato qua sulle mie gambe, sta benissimo. Vediamo che abbiamo online. Comunque, ragazzi, mi sta piacendo tantissimo questo gioco. Mi sta veramente piacendo una cifra. E voglio capire come andrà avanti. Bello che a ogni episodio comunque ci siano dei plot twist della Madonna. Primo episodio ci stiamo trasferendo, stanno facendo la rapina. Secondo episodio scopriamo di essere uè. E terzo episodio chissà che cosa accade. Ah, poi ci muore anche la ragazza. Tostarella come storia. È stato veramente divertente, grazie ragazzi, mi fa sempre piacere. Adesso capiamo un attimino a chi fare il raidino. Allora, possiamo andare. Abbiamo live. C'è Schiacci che sta facendo il torneo di Street Fighter. Oppure abbiamo Claudio Di Biagio. Oppure c'è Every Eye. O i player inside, ditemi voi ragazzi. Il terzo scopre che Bruce è suo padre. Quando lo porti in live Scorn? Oddio ragazzi, magari dopo questo Scorn lo portiamo, però mi caco, cioè ho troppa paura. Domani il mio gattino va dal veterinario per castrarlo, l'età è quella, sono un po' in ansia. Ma non ti preoccupare Rica, se vuoi scrivimi che io ho altri 4 gattini in Spagna, tutti sterilizzati. Setino ancora un paio di mesi verrà sterilizzato anche lui. Se hai bisogno scrivimi su Instagram o su Telegram che ti rispondo assolutamente, ti rassicuro. Ieri ho trovato un micio in villa, amore, no ma come povero. Ragazzi guardate che i gatti soffrono se non vengono castrati, eh. Cioè castrandoli comunque hanno l'anestesia, non sentono niente, sono un po' rintronati. Se non lo fai sterilizzare, a parte il fatto che impazzisce per il calore, inizia a miagolare come un matto, fa la pipì dappertutto. Anche stando in casa sì, perché comunque soffre e sente il richiamo delle altre miciotte. Quindi diciamo che vorrei evitare di farlo star male. Tatone.
Non potrò più fargli dispetti con le palline. Non gli dirò più: ci sono le palline di seto. Miciotte, esatto, termine tecnico. Eh sì, meglio sterilizzarli i gatti, ragazzi. Ma così come i cagnolini, anche perché è meglio per loro, stanno proprio meglio. Ha fatto la pipì sul letto di mia sorella. Ma magari non è abituato alla lettiera, oppure lo ha fatto proprio per marcare il territorio, perché i gatti lo fanno quando devono essere sterilizzati. Se è un maschietto è anche per quello. Sterilizzerei solo se strettamente necessario, Fong, ma così poi rischi tantissimo di avere casi di randagismo qua e là non sterilizzando, perché i gatti bombano in 3 secondi, hanno una velocità. Buon inizio... Come? Ah, inizio settimana, ok, pensavo inizio weekend, dicevo no raga, ma siamo lunedì. E allora, intanto preparo il ride a schiacci. Ride schiacci. In casa le gattine le ho a casa dei miei genitori, ragazzi. Schiacci sempre TV, perfetto. Sembri un cattivo di 007. Ecco il gatto. Sono il Pacino. Il mio setume, che poi guarda, ma il seto è proprio piccolino. Ah, seto, ok. Beh, sono io la gattina di seto, no, in realtà sono la sua mamma, la sua mammona. Goditi i testicoletti, ha proprio delle palline piccole. Il fidanzato che ha una gatta, è molto probabile che sentendo l'odore ha marcato, probabile, molto probabile allora. Ma grazie a voi ragazzi, davvero mi sta piacendo tantissimo, mi sa che mi scarico le live e le ricarico su YouTube, perché questo gioco è veramente figo. Mi piace tantissimo il fatto che voi possiate decidere con me, questa cosa è spaziale, veramente bellissima come idea, bravi, perché non è roba da sottovalutare questa, veramente veramente bello. E quindi noi comunque ci rivediamo domani sera, che facciamo sempre la live e lo portiamo avanti, quindi non vi preoccupate che secondo me nel giro di 3-4 giorni lo finiamo. E poi magari ci buttiamo su Scorn, proviamo Scorn, io mi cagherò addosso sicuro perché mi fa troppa paura, però è carina l'idea di giocare qualcosa di horror, ma non troppo horror, perché mi hanno detto sì che fa paura, però non ci sono i jumpscare, quindi magari un po' meglio per me. E esatto, devo dire che la grafica non mi sta pesando. Questo episodio nemmeno a me è pesata. Nel primo è stata bella tosta. Sta partendo il ride, ci vediamo domani sera alle 8. Ragazzi, un bacione. Grazie per essere stati con me. Un bacione anche da Seto.